Ti guarda qua, wow, pochi euro, Alice in tortiera, però mi viene più bella loro dire Alice a tortiera oppure Alice a recanata, che poi a recanata si fanno nel forno. Io però ho fatto un altro sistema che vi faccio vedere, se voi vi continuate a vedere la videoricetta, rimanete azzeccati là vicino, io perché queste ricette qua valla tavare, pochi euro, pochi minuti e va scialata a fine romano. Vieni con me. Alice il Wagyu, guardate qua, 5 minuti. In 5 minuti vi faccio una ricetta proprio esagerata. Alice in tortiera alla napoletana, ci vuole più tempo a spiegarla che a farla. Venite con me, ci mettiamo pochi minuti. Primo passaggio fondamentale è pulire l'alice. Allora, questa ricetta qua voi la potete togliere la spina, potete togliere tutto, fare solo i due filetti, tutto. A me invece mi piace così, guardate. Prendete la testa, schiacciate, togliete il rosso, che insomma è del sangue, vedete, e la rimanete così. Adesso ne facciamo un'altra, ve ne faccio vedere un'altra, così vi faccio vedere come si fa. Schiacciate un po', poi con il dito pigliate e togliete. Mo' le fate tutte quante così e andatela a sciacquare per bene sotto l'acqua corrente, ma senza aprirle, e rimanga così. Allora, fatto ciò che l'avete pulito, mo' voglio, guardate a me e vi faccio vedere il mio sistema, perché potreste anche mettere tutto, ma poi ho preso una padella proprio esagerata, perché sono proprio esagerata, una padella grossa e 6-7 alici, vabbè. Ma voi potete scegliere o di mettere in un pentolino o in una casserolina e poi lo mettete nel forno con tutti gli ingredienti, come si fa originale, insomma, alla napoletana. Oppure fate come faccio io adesso, ma lo faccio a vedere. Allora, le alici le ho messe nella padella, voi mettete in una padellina piccolina. Olio all'aglio, wagyu, spettacolare, veramente. Ci mettete giusto un filino, ok? Poi wagyu, pomodorini, ma proprio giusto 3 o 4 per dare il colore. Mo' ci mettiamo un pizzichino di sale perché ci vuole. L'aglio tagliato a fettine, tanto bella, sì, che mana, così papà animale tamarra. Wagyu, terrone, non ci interessa proprio. Allora, un po' di aglio così, aglio, poi ci vuole origano, perché ci vuole un po' di origano per queste alici in tortiera, un pizzichino di aceto di vino bianco, oppure se non lo volete mettete il limone, mettete giusto un pochettino di acqua, giustamente, ammischiato tutte cose, tanto bello, aglio. Appicciate sotto e lasciate cuocere per 5-6 minuti. Mo' nel frattempo ci andiamo a tostare giusto un poco di pane grattugiato. In una padella antiaderente, wagyu, fate un po' abbrustolire, va giusto un 3-4 cucchiai di pane grattugiato. Perché se io adesso mo' lo mettevo queste alici in un ruotino, insomma, un ruotino classico napoletano, insomma, lo si mette tutto cosa, ainda, pasta o funico, piccolino. Con tutti questi ingredienti che vi ho fatto vedere e il pane grattugiato sopra, lo mettevate nel forno anche 5-6 minuti e poi si faceva che il pane grattugiato bello croccantino e tutto il resto. Però, siccome a me non mi piace nel forno perché poi si potrebbe seccare troppo l'alice, allora io faccio l'alice così e il pane grattugiato, vedete che piano piano sta prendendo colore. Noi che facciamo? L'alice quando è pronta, ci mettiamo sul pane grattugiato a coppa, un po' di pane, un bicchiere di vino. E va mangiata l'alice arracanata, come si dice a Napoli, pochi euro, ma vi fa il cuore felice. Ma come va l'alice, che il lusso o schifo mi interessa questi piatti qua. Pane grattugiato, mollica di pane grattugiato, quello che volete voi. Intanto questa, Ma è tutto fatto. sì, praticamente io l'ho messo dappertutto, ma perché guarda che in da che posizione, ma anche se faccio un incidente stradale, so che rimane questo. È perché tengo paura di sporcare, che poi dopo mia moglie mi fa una No, ma non cavata. è questo, il fatto è questo, che tu prendi sempre, cioè, piatto, l'alice gigante Non pigliata. fa niente, è sporco, non ce l'ho fatta proprio. E pezzo in fronte, pezzo in fronte. Cioè, tu hai piatto per tre alici, piatto una pentola gigante, e nemmeno per due cose piatto una cosa peggiorella. Cioè, tu sei tutto l'incontrario, sì. E Signori, per favore, poi tu aiutatemi. hai detto, mi devo tirare la sta pezza. Guardate qua che bellezza, guardate qua che bellezza.
a fino all'11. Ci vuole un altro poco di sale, normale, si assaggia con il cucchiaio. Ma sono a casa. Il cucchiaio lo faccio tutti i giorni nel ristorante, l'assaggio. Quindi mo sono a casa, assaggi che dite. Le mani le ho pulite, sono andata a sciacquare perché ho fatto con il dito così e mi ha fatto pure una schifezza mia moglie. Vabbè, oggi non è aiutata a me. Pane grattugiato bello, tostato, tostato, che poi qui dentro ci potevi mettere pure un po' di prezzemolo, un po' di cose, tanto bene. Vedete? Mo ci mettiamo un poco di pane grattugiato e aspettate un attimo che mo che mettono un po' di prezzemolo. Ti protusino ogni manest, ti metto un po' di protusina e adesso voglio, è pronto, 5-6 minuti, fatta ambre e sambre, ma che c'è un porto massaggio, guardate qua com'è bello, guardate, cottura perfetta, si è cuciuto proprio in niente, guardate qua, senza forchetta, animale. A ricci in tortiera alla napoletana, a fine romana. Fammi sapere se ti è piaciuta la ricetta. Ciao, aiuto.